Siamo alla pagina sportiva, questa è la Nazione. Dopo la svolta tattica, nessuno come il Grifo. Con il 3-5-2 conquistati 18 punti in 8 gare, una media da primato. Moscati, la prossima sfida vale 100 con la maglia biancorossa. Intanto si entra nel vivo, attesa per Murano. Caserta può riportare il Grifo in B, spero non si ripetano certi errori, parla Walter Novellino, che torna sulla sua scorsa stagione. Superficialità gestionali che hanno influito. Andiamo a Terni, cifre da capogiro, continuità e sacrifici. I rossoverdi sono imbattuti, hanno il miglior attacco, la migliore difesa del girone. Parti Pilo, non abbiamo fatto niente, ora dobbiamo pensare alla Vibonese. In alto, volley di Serie 1 femminile, Bartoccini, la gioia del presidente, successo per punti e morale. E poi la Sir Safety, Einen, non fa drammi, dobbiamo trovare la condizione. Torniamo al calcio, perché per Gubbio è già giornata di pre-gara, domani arriva la Triestina, Uggè, vogliamo la vittoria in casa. Questa era la Nazione. Andiamo al Corriere dell'Umbria e allora da Perugia, ma non è questa la pagina che volevo farvi vedere, eccola qua. Grifo, ti manca un bomber, parla Fabrizio Nofri. La squadra mi piace, ma davanti serve uno da 10-15 reti. Con il Sud Tirol, Murano, Negro e Conate ancora a rischio. E poi per ancora le pagine del Corriere andiamo a parlare di volley. Sir, Einen, dateci tempo. Dopo il 3-0 di Monza, il tecnico ammette: siamo indietro, la condizione non c'è, la squadra è rimasta intanto in ritiro in Lombardia. E poi torniamo al calcio. Fere, vi lasciamo queste due pagine intere. Fere con la premiata ditta si va in B. Falletti e Partipilo, 14 gol in 2 su 31 totali, sono i nuovi capocannonieri del girone e la difesa non ha davvero uguali. Con l'ottava sinfonia agganciata, la del Neri Band, dopo 23 anni, già da tempo superati fortunati filotti di Toscano e Tobia. E poi andiamo a parlare di Gubbio, ritorno al passato. Dopo il 3-4-1-2 della gara del Tucuri, Torrente ha in mente di riproporre il 4-3-1-2. La novità potrebbe essere Mugnoz in difesa dal primo minuto, Cinaglia e Formiconi sono out, fuori anche Semmasa e Migliorelli, Gomez sempre alla ricerca della condizione migliore. Intanto c'è questo fotomontaggio davvero simpatico che riprende un popolare personaggio del Signore degli Anelli, Gandalf, ma come dire, gli è stato cambiato il volto e come il popolare personaggio del Signore degli Anelli, il trequartista del Gubbio opera, dicono, nella terra di mezzo, e quindi è stato fatto questo fotomontaggio simpatico effettivamente. Serie D, Ribeck tutto fare a Trestina, 3 punti super per il morale, gol e assist per l'attaccante marocchino contro lo Scandicci. E poi parliamo di moto, Spoleto al sesto mondiale, Bastianini iridato nella Moto 2, il club in festa, che emozione. Enea è cresciuto con noi e vedete anche le foto di archivio. E poi Perugia, ma qui parliamo di volley di A1 femminile, una Perugia nuova con Mazzanti, la Bartoccini ha dato la svolta con l'arrivo in panchina del CT della Nazionale, 5 punti in 3 gare, centrali nel vivo del gioco e maggiore consapevolezza. E poi ancora per lo sport, in alto tennis in rosa, al CT Montarello, trionfo di Moretti in terza categoria, Salvatelli è la regina di quarta, superata Stella. Chiudiamo con il Messaggero, lo vediamo in queste pagine. Grifo, Moscati nel club dei centenari, domenica in casa del Sud Tirol potrebbe giocare la centesima partita in maglia biancorossa, il riscatto dell'eroe del 4 maggio, scontri diretti, il bilancio è top, col 3-5-2 la classifica resta comunque da primato, alla ripresa occhi puntati su Murano. È scomparso Luciano Moroni, sponsorizzò il Perugia e Rosi, e poi Sir, per tornare al top servirà un mese. Folignalità, campione di solidarietà and bike per Roberto Mazzotta, e poi il motoclub Spoleto sul tetto del mondo con Bastianini. Andiamo a Terni, Lucarelli
mister che odia i numeri. Punti, vittorie, reti fatte e subite, la squadra è in vetta a tutte le statistiche, ma l'allenatore dice: queste cose le lascio agli analisti, io penso alla Vibonese. A fare la differenza è la capacità di muoversi nelle zone franche. Questo per lo sport. Chiudiamo sempre dal Messaggero, ma con la pagina dedicata al meteo, ve la facciamo vedere rapidamente. Allora, quella di oggi sarà una giornata sostanzialmente serena, attenzione però alle gelate, sereno poco nuvoloso su tutta la regione, brinate locali e gelate, specie nelle conche appenniniche e nelle valli sottovento. Locali addensamenti saranno possibili lungo la dorsale appenninica, ma saranno in dissolvimento nel corso della giornata. Si attenueranno anche i venti, che sono stati il grosso problema di questi giorni. È davvero tutto. Grazie per averci seguito, a voi una buona giornata.